Ciao a tutti amici di DriveK e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di nuovo di incentivi auto 2020, anzi in realtà dovremmo dire 2021 perché c'è una proposta che potrebbe far cambiare dal 2021, dal 1 gennaio, gli incentivi in maniera abbastanza sostanziosa. Quindi fino a quel momento rimangono comunque validi gli incentivi di cui abbiamo già parlato in un altro video, vi basterà semplicemente guardare quassù, vi mettiamo il link, lì troverete il nostro video approfondimento in cui abbiamo parlato degli incentivi che saranno validi fino al 31 dicembre 2020. Ma dal 1 gennaio 2021 potrebbero esserci modifiche molto importanti. Le vediamo dopo la sigla. Prima di cominciare vi ricordo che sul nostro sito avrete la possibilità di trovare tutte ulteriori informazioni riguardo agli incentivi e su tutte le vetture in vendita in Italia. In particolare potrete anche filtrare la ricerca per navigare il listino in maniera facile, semplice e veloce utilizzando tutti i filtri che desiderate, tra cui prezzo, fascia di emissioni di CO2, proprio per avere comunque possibilità di accesso all'incentivo, piuttosto che ancora le dimensioni o tutti quei parametri che sostanzialmente di solito guidano le persone all'acquisto di una vettura. Ok, quindi mi raccomando, quassù sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione avrete accesso al nostro sito driveK.it. Si parlava di incentivi, ebbene la prima cosa importante da notare è che questa per adesso è una proposta, quindi potrebbe entrare in vigore dal 2021, ma fino a quella data o comunque fino a quando non ci saranno ulteriori informazioni entro fine anno, insomma nel 2020 dovremmo già comunque sapere di più assolutamente e poi nel 2021 dovrebbero entrare in vigore queste nuove leggi, ebbene tutto questo per adesso rimane una proposta, ma è importante cominciare già a parlarne. Perché? Perché comunque ci saranno delle importanti modifiche sia al costo di alcuni carburanti per andare a rifinanziare questi incentivi, sia proprio agli incentivi stessi che potrebbero essere particolarmente vantaggiosi per alcune fasce di reddito. E già qua cominciamo ad inserire una cosa importante, un concetto importante che per adesso sugli incentivi non era stato inserito in alcun modo, sia le fasce ISEE. Perché parliamo di ISEE? Perché i nuovi incentivi potrebbero essere modulati proprio sulla base del proprio reddito familiare e nello specifico ci saranno tre fasce distinte che proprio andranno a prevedere tre scaglioni diversi di incentivo sulla base dei dati che vedete. La prima fascia sarà tra 0 e 30.000 euro, la seconda tra 30 e 60.000 euro e la terza tra 60 e 100.000 euro. Oltre a questo ci saranno ulteriori tre parametri da considerare. Il primo è il prezzo. La vettura non potrà costare oltre 50.000 euro più IVA. Per quel che riguarda poi la rottamazione, potrà esserci come no, nel caso in cui non ci sia la rottamazione da parte dell'acquirente di un veicolo al di sotto della categoria Euro 5, allora in quel caso l'incentivo, che poi vedremo tra pochissimo, sarà dimezzato. Per quel che riguarda invece all'interno delle categorie euro, ebbene qua ci saranno delle altre distinzioni. In effetti vetture euro 0, 1, 2 avranno un tipo di incentivo, euro 3, 4, 5 avranno un altro tipo di incentivo che varia per quel che riguarda proprio l'ammontare della somma destinata all'acquisto. In particolare guardate la tabella, tra 0 e 30 grammi al chilometro di CO2 si parla di vetture elettriche. L'acquisto di vetture elettriche può portare ad un incentivo di 18.000 euro addirittura per chi è all'interno della prima fascia di reddito, ma soprattutto che va a rottamare vetture euro 0, 1, 2. Oppure ancora si scende a 15.000 per la seconda fascia e 13.000 per la terza fascia. Per chi va invece a rottamare vetture euro 3, 4, 5, quindi più nuove, ed è in prima fascia, avrà 12.000 euro, 10 per la seconda fascia e 9.000 per la terza fascia. Le vetture tra 31 e 60 grammi al chilometro sono vetture ibride plug-in, quindi ricaricabili. Qui lo schema è lo stesso, con cifre che scendono da 8.000 a 3.000 euro. Tutte le cifre che vedete nella tabella, come dicevo, andranno dimezzate senza rottamazione di veicoli inquinante. Un'altra grande novità è il fatto che questi incentivi potranno essere dedicati anche a vetture usate e quindi vedremo poi se dal prossimo anno anche le vetture di seconda mano e non solo quelle nuove di fabbrica avranno questi incentivi. A questo punto non mi resta che salutarvi, invitarvi ad iscrivervi al canale e non perdere tutti i nostri prossimi video, anche perché ovviamente quando ci sarà ufficialità o ulteriori aggiornamenti su questo argomento e su tantissime altre argomenti relativi al mondo auto, vi pubblicheremo un video proprio qua sul nostro canale, quindi mi raccomando iscrivetevi, cliccate sulla campanella, noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su DriveK. Ciao a tutti!